Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Abbiamo letto la forma breve del Vangelo di Luca, capitolo quindicesimo, dove ci vengono narrate le parabole della misericordia. Soffermiamoci un attimo su tutte e tre le parabole che ascolteremo in questa domenica, nella forma lunga del Vangelo. Innanzitutto, la prima parabola, la parabola della pecora smarrita, ci rivela una doppia verità. Molti si soffermano sul fatto che c'è tanta gioia nel ritrovare la pecora perduta e la gioia del pastore, il quale lascia le 99 pecore per andare alla ricerca proprio della pecorella smarrita. Ed è bello il gesto che compie questo pastore, il quale pone sulle sue spalle la pecora smarrita per riportarla all'ovile. E questo ci ricorda il Signore Gesù, il quale è il vero pastore che pone sulle sue spalle quel legno della croce che sarà fonte di salvezza per l'intera umanità e soprattutto per i peccatori, i quali ricevono l'espiazione della colpa proprio a causa della sofferenza del servo di Yahweh, la sofferenza del Figlio di Dio. Ma vi è una seconda verità nascosta dietro questa parabola che non tutti sottolineano. Le 99 pecore che sono chiamate giuste sono quelle che rimangono nel deserto. Ora ben sappiamo che nel deserto non vi è vita, nel deserto c'è aridità. Perché il Signore le lascia nel deserto? Perché il Signore ha fiducia in queste pecore giuste. Il Signore ha fiducia in ognuno di noi ogni volta che compiamo il bene. E quando con la sua misericordia ci viene a trovare, con la sua giustizia ci viene a gratificare perché ha fiducia di noi. Ecco allora come questa prima parabola che abbiamo ascoltato mette insieme la misericordia e la giustizia di Dio. La misericordia che trova il peccatore e la giustizia che trova la fiducia di Dio in quelle pecore redente, salvate. Dello stesso tenore è la seconda parabola che abbiamo ascoltato, laddove la gioia è grande per aver ritrovato la dracma perduta. È la festa del cielo. Il cielo fa festa per ogni peccatore che ritorna all'ovile. E poi vi è l'ultima, la più bella tra le parabole, quella del figlio il prodigo o del padre misericordioso. Ben la conosciamo. Soltanto un flash su quest'ultima parabola. Il Signore ci invita ad accogliere la sua misericordia in qualunque circostanza noi ci troviamo, da poveri come il figlio il prodigo o da orgogliosi e grandi come il fratello maggiore. La sua misericordia non ha limiti, raggiunge tutti, giusti e peccatori, e in tutti ha fiducia. Ricolmi di questa fiducia di Dio nei nostri confronti, camminiamo per essere a Lui fedeli e riempire la nostra vita del Suo amore.